Hai visto lì per terra? Ci sono i resti di Adani, no? Dove? Lì per terra. Sì. Se i resti di Adani ancora si deve prendere dopo la finale di ieri notte di Coppa Libertadores, ragazzi. Ha sbagliato un uruguagio, e invece il brasiliano ha fatto bene. Chi è stato il grande brasiliano che ha fatto bene? Gabriel Barbosa, ragazzi, non era un bidone in realtà, 35 gol in 45 partite, va bene, diranno, è in Brasile, però vagli a fare, c'è chi non vince la Champions da anni, lui l'ha vinta. Che poi la vinceva dall'81, mi sembra, 82. Sì, io ho 38 anni, cioè, e effettivamente, da quando sono nato io, il Flamengo, addirittura c'è un particolare, si vede Gabriel che entra in campo, tocca la coppa e... nel discorso dei brasiliani, se tocchi la coppa non la vinci, invece lui la vince. Come l'ha vinta? Lo diciamo, diciamo che perdevano fino all'88esimo. Poi hai visto il primo gol che ha fatto? Sì, poi. Qui c'è una storia del calcio, Sì, veramente, la storia del calcio, ragazzi. Guarda che esatto, un gol così, esatto. In finale, è come se fosse la finale di Champions, Esatto. Sì, cioè, la finale di Champions sudamericana, quindi esatto. Il livello comunque è altissimo. Altissimo, e ricordiamo che questa finale è segnata da due calciatori che hanno giocato in Italia e che hanno fatto fatica per motivi diversi. Gabriel per... poche partite giocate in fondo, la possibilità, Daniel Pratto, del ex della Genoa, che in realtà ha avuto l'occasione, ha giocato un anno da titolare, ma non ha fatto bene. E poi cosa fa? Daniel Pratto impazzisce, vince 1-0 e sbaglia per trapassaggio e Gabigol va a segnare pareggio, poi segna 2-1, poi si fa anche spegnere quello in realtà. Vabbè, ha fatto vincere la squadra. E adesso che succede? Gabigol costa un fracasso di soldi. E chi lo comprerà? Resterà l'Inter con Antonio Conte, secondo te? Allora, per me l'Inter potrebbe dare un'altra possibilità a lui di giocare. Anche perché c'è Sensi che non sta bene. Sì. C'è anche... come si chiama l'altro? Sanchez, rotto. Non solo Sanchez. È Politano. Anche Politano. Esatto. Quindi ne hai tre che comunque non sono messi bene. Sì. Anzi, sono messi male. C'è anche Barella che si è fatto male. Barella si è fatto male ieri. Sì. E quindi, perché no, riprendere Gabigol. Esatto. È vero che, io so perché non ha schierato sempre all'Inter. Sì. Perché dicevano che fisicamente non era a posto. No, o comunque fisicamente non era forte, non che non era a posto. Non è, praticamente anche... Ma se guardiamo Sensi, Politano, non è che sono dei giganti. Esatto, cioè, voglio dire, secondo me Gabriel, anche la tecnica che ha, potrebbe giocare ancora, riprovarci. Sì. Poi con Conte che sa far crescere bene i giocatori, potrebbe sicuramente far molto, ma molto meglio. Esatto. E segnare anche tanti gol, anche perché lo vedrei bene anche dietro Lukaku. A fare come alternativa di Lautaro, farlo rifiatare, no, sicuramente sì, anche perché è un giocatore che di base mi sembra una seconda punta, ecco, sì, non anche per me. Quindi funziona in quel modo. Poi quell'Inter lì, insomma, era l'Inter dei allenatori, Pioli, eccetera. Sì, questa è una situazione molto più serena, travagliata, esatto. Un po' problematica, dai. Invece con Conte, dai, esatto. Con questa mentalità qua. Sì. Questo modo di fare, sì. Comunque lui è bravo anche a coinvolgere il giocatore nel progetto rispetto agli altri, quindi secondo me Gabriel può fare molto bene. Esatto, Antonio, dagli un'opportunità, ascolta a noi, ascolta. Ragazzi, niente, io torno a festeggiare la Libertadores sopra i resti di Adani, anche Abel lo farà con me. Ma in realtà io sono tifoso del Palmeiras, non del Flamengo, però mi fa piacere che vince una squadra brasiliana. Felipe Melo addirittura, quello che ha festeggiato in ha fatto una cosa orribile, va bene, non ve lo dico. Okay. Va bene ragazzi, ciao. Ciao, ci vediamo alla prossima.